di investimenti, ma c'è bisogno che l'Europa recuperi, cosa che ha, come dire, abbondantemente sottovalutato in questi anni, usiamo un termine moderato, recuperi delle politiche sociali, delle politiche di formazione, l'idea che non c'è solo un'Europa della moneta o delle politiche finanziarie di austerità, ma c'è un'Europa delle politiche sociali, dell'accoglienza, delle condizioni delle persone e dell'immaginarsi, perché bisogna dirlo così, c'è un'emergenza, ma non finisce la politica e le necessità sulle migrazioni del mondo dopo l'emergenza. Il mondo è sempre stato attraversato da migrazioni e continuerà a essere attraversato da migrazioni. Molto interesse giustamente ha suscitato il fatto che il nostro governo abbia proposto un Migrant Compact e noi abbiamo salutato come CGL, CISL e UIL e anche la Confederazione Europea come un fatto positivo, che si uscisse dalla pura contabilità dei numeri e della distribuzione e invece ci si proponesse una politica. L'abbiamo